Amici, bentornati su canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Avete una Smart, una Smartina alla quale siete particolarmente affezionati, la volete esteticamente sempre al top, volete anche qualcosina in più a livello di prestazioni? Seguite il video così imparate qualche cosa di nuovo. Sigla! Ecco, allora, come dicevamo, questo cliente ha questa Smart Turbo, ultima generazione, alla quale tiene tantissimo, che ha avuto sostanzialmente un problema: gli hanno vandalizzato il cofano anteriore, gli hanno rigato il cofano anteriore. Purtroppo ci sono sempre dei personaggi, saranno gli amici di sala, quelli che vivono nei centri sociali, che probabilmente vanno in giro a vandalizzare le macchine perché sono invidiosi. Detto questo, la puntata di oggi non verte tanto su modifiche particolari. Sì, l'unica modifica che ci ha chiesto è quella di, essendo una macchina turbo, di avere un pochino più di potenza. Lì la cosa è molto semplice: rimappatura centralina tramite la centralina Selectron, guadagniamo 16 cavalli e circa 28 Nm di coppia. Lavoro molto semplice, plug and play, ma non è quello lo scopo della puntata. Lo scopo della puntata è quello di porre l'attenzione sul tipo di vernice, soprattutto sul costo di alcune vernici. Cioè, ci sono alcuni clienti che non hanno ben chiaro l'incidenza di alcune vernici quando vengono fatte delle riparazioni. Questa è una macchina che il cliente ha commissionato di questo colore, un colore oro molto particolare. La macchina è bellissima, cioè da un punto di vista estetico, con questi inserti grigi, fa una scena della Madonna, veramente molto molto bella, per cui ha fatto un accostamento cromatico eccezionale. L'unico peccato che nel momento in cui uno dovesse fare una riparazione o riverniciare una parte della carrozzeria, lì casca l'asino, perché all'inizio ho detto ok, vabbè, c'è da rifare il cofano, lo verniciamo, come facciamo? Gli ho fatto un preventivo in grosso modo analogo a quello che facciamo, considerando anche che un cofano abbastanza piccolo. Purtroppo mi sono dovuto ricredere, ho dovuto richiamare il cliente facendogli un preventivo più alto, purtroppo, per il semplice motivo che questa particolare vernice ha un costo esagerato. Cioè, un chilo di questa vernice qua costa 250 euro, quindi non è che si possa prendere un boccettino. Chiaramente non va via un chilo di vernice per fare il cofano, ma comunque ne va via un pochino. Bisogna comprare un chilo di vernice, 250 euro solo di materiale. Questo per spiegarvi che su alcune macchine, io ad esempio tante volte ho poi alla fine il lavoro finito è perfetto, cioè verniciata perfetta, aveva anche un gibollo, quindi stuccata, tolta la riga, riverniciato tutto, la macchina è tornata perfetta, però ha un costo questo tipo di riparazione molto superiore, diciamo il doppio rispetto a una riparazione di un'altra macchina, di un colore grigio come può essere quella Clio piuttosto che altre. E con lo stesso criterio ci sono alcune macchine, ho fatto riferimento tante volte alle Mazda, soprattutto le MX-5, che hanno delle vernici bellissime. Veramente le Mazda hanno questi rossi molto particolari, questi grigi scuri, molto, quasi, sembrano quasi tridimensionali. Vernici veramente splendide, però il problema che cos'è? A, sono delicatissime, B, costosissime. Quindi attenzione, diciamo, va bene che l'occhio vuole la sua parte, però attenzione quando andate a scegliere una macchina di un colore particolare, informatevi magari prima su quello che può essere il costo di un'eventuale riparazione, perché poi se dovete fare un cofano, vabbè, avete buttato via 150 euro di extra costo, ma se dovete riverniciare mezza macchina, buttate via migliaia di euro in più, perché quelle vernici lì, quelle della Mazda addirittura costano ancora più di questa. La stessa cosa sono i perlati dell'Audi, cioè il bianco perlato dell'Audi ha un costo che sono addirittura, poi vanno date 5 mani di vernice, quindi oltre al discorso del costo per chilo c'è anche un discorso di manodopera, perché la procedura deve essere stesa 5 volte per avere quell'effetto. Quindi oltre al costo superiore del materiale c'è anche un costo superiore di chi poi deve fare la parte di carrozzeria. Ripeto, è una puntata che diciamo è specifica su un aspetto particolare, però comunque mi sembrava interessante veicolarlo sul canale. Spero che questo vi abbia interessato. Io spero che questo argomento, anche se vogliamo da un punto di vista tecnico, è abbastanza semplice e banale, però comunque è sempre un'informazione in più, e noi su questo canale
canale cerchiamo di dare qualunque tipo di informazione, dalla più tecnicamente complessa fino ad arrivare a quelle, se vogliamo, più banali, però servono sempre per aumentare il bagaglio di informazioni di qualunque appassionato. Quindi, come al solito, anche per questa Smart e per questo tipo di vernice, l'argomento sulle vernici, direi che per oggi è tutto. Come al solito vi chiediamo di cliccare sulla campanella, mettere un like di incoraggiamento e soprattutto iscrivetevi al canale, perché per noi è molto importante per far crescere la struttura e soprattutto per voi venite avvertiti tutte le volte che c'è un nuovo filmato. Un saluto, alla prossima!